Buongiorno, mi chiamo Gianluca Bianchi e vorrei presentare il corso di lessicologia e lessicografia italiana che tengo presso questa università. E vorrei partire da una citazione di un film. Le parole sono importanti, diceva in un celebre film della fine degli anni Ottanta un attore e regista piuttosto noto, Nanni Moretti. Sono per l'appunto passati oltre 30 anni dall'uscita di quel film e probabilmente solo pochi di voi conosceranno quella pellicola. La frase, in ogni caso, è divenuta proverbiale, quasi proverbiale, e ben si adatta appunto a introdurre un corso di lessicologia e lessicografia italiana. Questo insegnamento, infatti, si occupa sostanzialmente di parole. E come chiarisce subito l'intitolazione, il corso si articola in due parti ben distinte, la lessicologia e la lessicografia. La lessicologia è lo studio, scientifico del lessico di una lingua, inteso tanto dal punto di vista della struttura, quanto dal punto di vista del costituirsi storico, quindi delle fonti del lessico di quella lingua. La lessicografia invece è sia l'insieme delle tecniche utilizzate nella compilazione dei dizionari, sia il complesso dei vocabolari di una determinata lingua. La lessicografia italiana, per esempio, o anche di un determinato periodo, la lessicografia ottocentesca, o ancora di un particolare settore, la lessicografia medica, per esempio. Spetta quindi alla lessicologia, ad esempio, chiarirci perché, dovendo nominare un piccolo spago, ben difficilmente noi lo chiameremo, ben difficilmente useremo la parola spaghetto. O anche perché, di fronte, per esempio, a una cavalla appena nata, difficilmente la chiameremo cavalletta. Scopriremo anche perché, nel banco del pesce, del mercato, del supermercato, i branzini sono sempre più frequenti delle spigole. O anche perché nel vicino banco di frutta e verdura, sembra che i cocomeri non vengano più coltivati e che ci sia stata invece una sovrapproduzione di anguria. Tutto questo, ed è il motivo per cui la questione appartiene alla lessicologia e non, per esempio, all'industria agroalimentare, tutto questo, dicevo, partendo dal fatto che il branzino e la spigola sono lo stesso pesce e il cocomero e l'anguria lo stesso frutto. Proveremo a mettere a confronto degli insiemi di parole che sono apparentemente simili, per esempio costituiti da uno stesso sostantivo più un aggettivo. Cartone giallo può essere confrontato con cartone animato. Cercando però di capire perché una domanda come è giallo quel cartone ci risulta pertinente, legittima, e perché un'analoga domanda come sono animati quei cartoni ci sembra di fatto un po' bizzarro. Ci occuperemo anche di forestierismi, soprattutto di forestierismi, molto di forestierismi, cioè delle parole che ci vengono da lingue straniere, da altre lingue, e anche del problema dell'attuale presunta invasione degli anglicismi, cioè delle parole di origine inglese, provando a cercare nel passato per rintracciare qualche situazione paragonabile con quella attuale, e scoprendo, per esempio, che fra 7 e 800, cioè nel periodo di massima espansione della spinta francesizzante, sia in Europa sia in Italia, la nostra lingua, secondo un grido di dolore che si è levato da più parti, anche da parte di studiosi non italiani, ha addirittura rischiato di scomparire. Nel Piemonte, per esempio, quello stesso Piemonte che si sarebbe poi fatto capofila della unificazione italiana, in quel Piemonte le persone colte parlavano o dialetto o il francese. E nella stessa Toscana, ovvero nella patria della lingua italiana,
dovette intervenire Napoleone Bonaparte in prima persona per consentire l'uso del toscano nell'amministrazione, nel linguaggio amministrativo, nei testi amministrativi, accanto ovviamente all'onnipresente francese. Restando nel campo dei forestierismi, scopriremo perché alcune parole sono pronunciate all'italiana e altre invece conservano la pronuncia più o meno simile della lingua da cui provengono. Per esempio, perché tunnel è pronunciato appunto all'italiana e non tunnel, e invece new age non è pronunciata nev age, ma ha una pronuncia che si avvicina abbastanza alla pronuncia inglese. Capiremo perché in certe parole l'origine straniera è trasparente. Würstel e Jihad, per esempio, sono evidentemente due parole straniere, a partire per esempio dalla terminazione consonantica, rispettivamente un germanismo e un arabismo, mentre in altri casi l'origine straniera è pressoché impossibile da individuare, almeno da parte del comune parlante. Per esempio, bistecca e pigiama sono due parole in cui l'origine straniera è molto molto nascosta, per non parlare di parole che nelle quali è inavvertibile l'influsso straniero, perché non c'è neanche un'aggiunta di una unità di lessico. Per esempio, nella parola realizzare, presente in italiano almeno dal Settecento col significato di completare, portare a compimento, in questa parola a un certo punto, a partire da circa metà del Novecento, si è aggiunto un ulteriore significato, che è quello inglese, di capire improvvisamente, avere come un, appunto, un lampo di intuizione, e questo significato è presente nell'italiano di oggi a fianco di quello più antico. Non ci occuperemo solo delle grandi lingue europee di cultura, del francese, dell'inglese, dello spagnolo, ma vedremo che in italiano arrivano parole anche da lingue molto remote nel tempo e nello spazio. Per esempio, vedremo che una parola piuttosto comune come safari viene da una lingua dell'Africa orientale, fra Tanzania e Kenya, ovvero dallo Swahili, o per esempio un'altra parola piuttosto nota, se non altro per una famosa trasmissione televisiva come tapiro, viene dal Tupi, che è una lingua del Sud America, precisamente dell'Amazzonia brasiliana. Non solo le lingue straniere, ma anche i dialetti hanno dato e danno il loro apporto all'italiano, anche se quasi sempre è impossibile trovare in una parola di origine locale un elemento che la classifichi come tale, cioè sono pochissimi i casi di evidente origine dialettale. Tra questi c'è sicuramente un paio di termini calabresi come nduja e ndrangheta, il sardo carasau, il pane carasau, appunto il piemontese bagna cauda e pochi altri. Bisognerà anche notare che alcuni dialettismi, dopo aver conquistato, partendo dalle località di origine, l'intera penisola, hanno di fatto conquistato il mondo. Alcune delle parole degli italianismi più conosciuti all'estero sono per l'appunto dialettismi. Pizza, di origine campana, mafia, di origine siciliana, e forse il molto conosciuto, ma la cui origine forse è meno nota, ciao, che è un venetismo, precisamente viene da Venezia. Altre volte l'influsso locale e quello straniero si fondono, come per esempio nel romanissimo Supplì, in cui però la parola ha un'origine francese, o anche in quell'icona della cucina di mare toscana, cioè il cacciucco, in cui la parola è di origine addirittura turca, quindi molto lontana. Venendo alla lessicografia, ci stupiremo forse un po' nel vedere che nei vocabolari delle origini alcune parole non avevano la definizione. I compilatori infatti davano per scontato che l'utilizzatore, che il fruitore, l'utente, conoscesse già il significato della parola, quindi è un po'
come se dicessero all'utente tanto la sai già. Quindi, per esempio, sotto la parola, nella voce cane, possiamo leggere animal noto, quindi già conosciuto, non lo definisco neanche, dice il lessicografo, o sotto quella di pioppo, pianta nota. Nei vocabolari di oggi difficilmente il lessicografo si sbilancia o si lascia andare a giudizi netti su persone, luoghi o avvenimenti. Ci colpirebbe parecchio, per esempio, leggere sotto la voce incapacità l'allusione a qualche politico attuale o a qualche personaggio pubblico. Nel passato, invece, ciò poteva avvenire. Poteva avvenire, ed è anche piuttosto noto, il caso delle forti antipatie personali di un noto lessicografo e letterato, cioè Niccolò Tommaseo, che in un suo vocabolario, in un vocabolario che porta anche il suo nome, sotto la voce procombere, diciamo, non risparmiò critiche al celebre poeta Giacomo Leopardi. E le antipatie del Tommaseo, bisogna dire che erano del tutto ricambiate da Leopardi, il quale, quando si arrabbiava, pare che esclamasse: non mi rompete i Tommasei, insomma. E quindi è simpatico questo aneddoto. Scopriremo anche che i dizionari possono veramente essere di vari tipi, anche molto molto diversi da quelli che siamo abituati ad avere sotto gli occhi quotidianamente, per esempio quelli scolastici. Ne esistono addirittura di 20 e più volumi, quindi con dimensioni più simili a quelle di una grande enciclopedia rispetto a un dizionario. Ne esistono alcuni che non si basano, per esempio, sull'ordine alfabetico, ma hanno le parole raggruppate per categorie. Così, per esempio, se qualcuno non si ricordasse come si chiama quella tavola rettangolare, quasi sempre di legno, ma ultimamente anche di plastica, che si usa per affettare il pane o per sminuzzare gli odori, dovrebbe semplicemente andare nella categoria casa, nel settore appunto cucina, per, fra le tante parole che lì si trovano, per leggere la parola tagliere, che è appunto la parola che era stata cercata. O ancora l'esistenza di vocabolari, sì, in ordine alfabetico, ma nelle quali l'ordine alfabetico è inverso, ovvero le parole sono scritte al contrario, infatti si chiamano per l'appunto vocabolari inversi o retrogradi. Così, per esempio, per cercare la parola penna bisognerà andare sotto annep, ovvero penna scritta al contrario. Per cercare acetone bisognerà andare sotto enoteca, e per cercare la parola anilina bisognerà andare sotto la parola anilina, dal momento che si tratta di un nome palindromo, ovvero un nome che può essere letto da sinistra a destra o da destra a sinistra, rimanendo se stesso. Benvenuti dunque nel meraviglioso mondo delle parole e arrivederci.